Cari lettori di Eurogamer.it, buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo unboxing, anzi in questo caso potrebbe dire un unmounting, visto che stiamo parlando di un prodotto sim racing che voi vedete qui già assemblato, ma quando arriva nella confezione richiede un po' di manualità e di tempo per essere, diciamo, assemblato da zero. Poi faremo riferimento a quello che è il sito ufficiale. Noi quest'oggi vi facciamo vedere la pedaliera di Euskinved, azienda olandese. Sono i Sim Pedal Sprint, che è, diciamo, la versione entry level, si fa per dire, dei pedali dell'azienda olandese, che è un prodotto chiaramente dedicato al sim racing di alto livello. Eccola qui. La pedaliera completamente in acciaio, bella pesante, assolutamente realizzata per chi non vuole avere dubbi su quello che andrà a fare andando a preparare la propria postazione dedicata al gaming virtuale, al racing virtuale. In realtà vi stiamo facendo vedere due prodotti perché, come potete vedere andando appunto sul sito ufficiale, i pedali, ovvero acceleratore, freno e frizione, oppure appunto i sim pedal sprint, sono venduti separatamente da quella che è la base plate, ovvero questa base di appoggio anch'essa da assemblare, che è appunto pensata per la pedaliera. Si tratta di tre pedali a cella di carico. Normalmente, diciamo, negli ultimi tempi, quando si parla di pedaliere a cella di carico, generalmente soltanto il pedale del freno è dotato di questa soluzione. In questo caso, invece, ve lo possiamo far vedere qui dalla frizione. Eccola qua, ci sono tre celle di carico che, appunto, in caso di problemi si possono sostituire. Per il resto, è veramente tutto acciaio di qualità incredibile, robustissimo. Qui c'è una verniciatura satinata, qui è lasciato nudo, ma la qualità è assolutamente da periferica professionale. Alcuni aspetti importanti di cui abbiamo parlato anche in ambito di recensione: la pedaliera, la base dispone di una serie di traforaggi che permettono qui di montare i pedali con una spaziatura a seconda di quelle che sono le preferenze, le dimensioni del cockpit. Noi qui abbiamo montato soltanto acceleratore e freno perché appunto vi volevamo far vedere la meccanica di una di queste componenti, che sono praticamente molto simili, a parte il freno che vedremo tra poco. Vi volevamo far vedere appunto da vicino la meccanica della frizione, che vede tutte queste possibilità di regolazione per quanto riguarda l'inclinazione del pedale e quindi in relazione al montaggio. Altra cosa importante: qui tramite questa vite è possibile regolare il precarico della molla, aspetto che si può fare anche su acceleratore freno, lavorando su queste viti. Altro aspetto importante: la possibilità, cosa che anche noi abbiamo fatto in questo caso, quando si montano i plate, di montarli girati in un senso o nell'altro, appunto per modificare l'altezza del pedale vero e proprio. Infatti, se vedete, qui l'acceleratore è montato al contrario, perché di fabbrica il pedalino viene montato, diciamo, il plate arriva girato in questo senso. Noi abbiamo optato per un posizionamento più basso. Sempre all'interno della confezione della base plate sono presenti gli spaziatori che alzano il supporto per il calcagno, quindi diciamo permette di adattare, c'è grande possibilità di personalizzazione per quanto riguarda l'altezza della base plate, se avete i piedi piccoli o comunque se avete un cockpit che richiede un montaggio particolare. Andiamo a vedere sotto. Ecco qui avete proprio, si vede chiaramente tutto l'assemblaggio che abbiamo fatto della pedaliera. Sono
praticamente la base plate sono tre pezzi, questo quattro pezzi, questi due pezzi che si saldano tra loro, più questi due passanti che hanno anche i buchi per effettuare il montaggio per quanto riguarda il cockpit. Ultimo aspetto importante da andare a vedere, poi vediamo anche velocemente il contenuto della confezione. Il freno funge, diciamo, da centralina per tutto il sistema, in quanto appunto l'acceleratore si connette al freno tramite, questo cavo RJ11. Qui vedete lo slot per collegare la frizione se si decide di montarla in questa posizione. L'altro aspetto importante per quanto riguarda la configurazione, che è un sistema che abbiamo già visto in azione in altre pedaliere, come per esempio la TLCM di Thrustmaster, è il sistema di gestione della spaziatura, quindi della corsa del freno, che monta una serie di spaziatori. Qui abbiamo anche la confezione con quelli presenti all'interno. Vediamo, ecco qua, una serie di elastomeri in gomma morbida dura di differenti lunghezze e anche di spaziatori in plastica dura. Questi sono appunto più, questo per esempio è rigido, questo più morbido, che si possono andare ad alternare in questo punto per darvi più o meno scursione e più o meno durezza sulla cella di carico, che è appunto qui sotto. Anche in questo caso si può chiaramente regolare il pretensionamento. È un'operazione abbastanza semplice da fare, come abbiamo già visto in altre pedaliere, è sufficiente tirare indietro questa componente che espone il perno e si va a giocare sostituendo tutti i gommini e gli spaziatori che sono presenti qui all'interno. Diciamo, abbiamo detto praticamente tutto per quanto riguarda il software e le prestazioni. Fate pure riferimento al testo della recensione. È un prodotto chiaramente che ci è piaciuto molto. All'interno della confezione, come potete vedere, ci sono appunto gommini, spaziatori. Qui abbiamo anche le chiavi per effettuare il pretensionamento delle molle e, diciamo, tutta una serie di brucole che permettono di andare a effettuare l'assemblaggio completo del prodotto senza dover ricorrere a strumentazione esterna. Ovviamente abbiamo ampia manualistica sia dei Simpedal Sprint che della base plate, cavo di connessione USB per connettere il pedale del freno, che appunto funge da hub con la frizione e l'acceleratore che sono connessi. Il pedale del freno, chiaramente, questo cavo USB porta la pedaliera direttamente al PC per rilevarla in automatico. Non è necessario installare del software per farla vedere a Windows, ma è, diciamo, più che opportuno installare il software standard di Oskinveld per effettuare tutte quelle che sono le configurazioni relative alle forze di attuazione, alle curve di accelerazione e di frenata, perché sono quelli i veri valori aggiunti di questo prodotto. Bene, per questo unboxing doppio con parte, diciamo, che avanza, è tutto per quanto riguarda la valutazione appunto di questa pedaliera professionale, semiprofessionale, ma qui siamo già nel professionale, oseremmo dire, e del suo prezzo, che non è cosa da poco. Vi rimandiamo alla recensione che contiene questo unboxing, vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento alla prossima recensione hardware qui sulle pagine di Eurogamer.it. Ciao a tutti!